20 dicembre. Caro diario, tra 5 giorni sarà Natale e io ho un grande desiderio, ricevere un gattino. Sto cercando di convincere i miei genitori che sono un bambino responsabile. Cosa mi hanno detto mamma e papà? Vedremo, Max, se saprai prenderti cura di lui. E si intende, dovrai stare attento che non combini qualche guaio. Io ce la metterò tutta, parola di Max. 22 dicembre. Caro diario, alla fine papà e mamma hanno detto sì. Posso prendere il gatto. A dire il vero, la mamma ha ancora un po' di paura. Max, devi stare attento che non si faccia le unghie sul divano. E che non sporchi in giro per casa. Deve rispettare delle regole. Nel pomeriggio andremo al negozio di animali. Sono emozionato. Come sarà il mio micio? 23 dicembre. Caro diario, sono molto deluso. Sono tornata a casa senza gatto. Lo sai che ci ha detto il proprietario del negozio? Questi sono tutti gatti di razza. Hanno bisogno di cure e attenzioni molto particolari. Sarai in grado tu, ragazzino, di prenderti cura di un gatto del genere? Io credo proprio di no. Però, a dire il vero, io non volevo un gatto per partecipare alle gare di bellezza. Uffa, che peccato. Non sarà il Natale felice che mi aspettavo. 24 dicembre. Caro diario, ho una notizia incredibile da darti. Oggi sono andato a portare la spazzatura al cassonetto. E lo sai cosa è successo? Ho sentito un rumore, proprio là dietro. E poi, dietro al cassonetto, ho visto una codina pelosa. Allora mi sono inginocchiato e ho trovato un micio, anzi, una micina. Aveva freddo e fame, poverina, e una zampina ferita. L'ho presa e l'ho portata subito a casa. Mamma, quando l'ha vista, mi ha detto: forse te l'ha portata Babbo Natale. Ma io so che l'ha abbandonata qualcuno. Comunque adesso fa parte della nostra famiglia. Vedessi com'è bella. È bianca sul petto, con delle strisce grigie sul dorso. Ha una coda non troppo lunga e folta, un musetto bianco, 2 occhi verdi con una macchia nera su quello destro. I miei genitori hanno detto che posso tenerla, però papà ci ha dato la prima regola. Sdrucciola deve stare in cantina. Ah, quasi dimenticavo, l'ho chiamata Sdrucciola. Perché l'ho posata sulla neve e lei non riusciva a mantenersi in equilibrio, scivolava. 25 dicembre. Oggi è Natale. Sdrucciola ha iniziato a miagolare presto stamattina. Nessuno è andato a prenderla e allora lei, come una vera esploratrice, ha aperto con la zampina la finestra socchiusa. È salita dalla scalinata esterna ed è arrivata fino alla mia finestra. Io mi sono svegliato. Ho aperto la finestra e lei era lì. Si è divertita a rincorrere una pallina. Ho capito che ama stare in compagnia. La voglio tenere in casa. Oggi è Natale anche per lei. E poi Sdrucciola è troppo forte. Questo pomeriggio è rimasta acciambellata sulle mie gambe mentre leggevo il libro che mi ha portato Babbo Natale. È proprio una gran coccolona. Sì, sono proprio felice. Questo è il gatto che volevo. Anche la mamma è contenta perché Sdrucciola non sporca in casa. Abbiamo messo una lettiera sul balcone e lei, anche se è stata abbandonata, ha mantenuto le buone abitudini che aveva imparato. Sdrucciola è molto brava, dice la mamma, e ha ragione. Sdrucciola è proprio brava. È entrata nella mia vita in punta di zampe e la terrò sempre con me.